Sempre con il tentativo di fare un cambiamento di scala, magari di tentare di giustificare la formula precedente, adesso vi mostro come funziona un modello che si chiama HiMod, che è stato presentato nel 1985 da Bob Moore. Lo faccio perché sì, che questo modello abbia, cioè questo modello in realtà ha alcune caratteristiche interessanti, che concettualizza alcune cose alla scala di bacino, le integra in modo particolare e mette anche in rilievo questo aspetto, che poi appunto quando si va a modellare la scala di bacino si costruiscono questi modelli a serbatoi, del cui in qualche modo oggi comincio a portarvi la idea. Queste slide sono in inglese, ma cercherei anche, non sono scritte propriamente per una lezione come questa, sono più per un seminario, quindi adesso pian piano comunque ve le spiego. Il modello di HiMod parte dall'idea che la nostra area sia costituita da che cosa? Da una serie di serbatoi, lo disegno anche così, di dimensione diversa. In un certo senso noi avevamo visto una cosa simile quando avevamo usato una certa curva di distribuzione dei pori, e vi dicevo che i pori grossi si riempiono e si svuotano per primi e poi viceversa, e quindi vi dicevo, l'acqua contenuta nel bacino è tutta rappresentata da questa curva di distribuzione. E quindi anche in HiMod c'è questo concetto, cioè che il bacino sia costituito da una serie di serbatoi che Moore non identifica con tutti i pori del sistema, ma si potrebbe anche identificare con quello da un certo punto di vista. E che cosa dice? Dice, c'è una certa capacità C massima, in che è rappresentata dal fatto che nel mio bacino può stare all'interno solo una certa quantità di acqua. Questo C max che vedete in altro. La distribuzione dei pori qui è chiamata F di C grande. E questo è C. Cioè, questo è C max. Ok. A questo punto dice, facciamo cadere una precipitazione P. Allora, e abbiamo all'interno di questo bacino qua, noi abbiamo una certa quantità di acqua C con T. Quando cade la mia precipitazione, che cosa succede? Supponiamo che P più Ct sia maggiore di C max, cioè della quantità della C max, no, questo è C, questa è vediamo, se questa è la distribuzione di F con C, l'integrale è C max. Se la mia precipitazione P, il volume di precipitazione, è un discorso analogo a quello che abbiamo fatto prima, il volume che è al tempo all'interno del mio bacino è maggiore della capacità di stoccaggio massima C max del mio sistema, allora che cos'è che va in ruscellamento superficiale? Va in ruscellamento superficiale la quantità di volume che eccede C max. Quindi Pt più Ct meno C max va direttamente in deflusso superficiale.
che qui chiamo RH, sarebbe un deflusso superficiale diretto. Si può scrivere in forma sintetica questo RH, questo deflusso superficiale diretto, come il massimo fra 0 e PT più CT meno T max, che in certe molte condizioni PT più CT non sarà inferiore di C max, e quindi tutta la mia acqua rimane dentro il mio bacino. Ma C max è l'area? No, è il volume complessivo del... questa è la distribuzione. Cmax è il massimo volume che si può riempire. Questa formula qua è vera anche se questi due termini sono inferiori di Cmax. Cosa succede se la precipitazione è inferiore a Cmax? Se la precipitazione è inferiore a Cmax, succede una cosa simile a quella che abbiamo visto prima. Cioè, vedete, questo è... io l'ho disegnata in quel modo, in realtà questa qua è l'integrale di quella curva lì, con gli assi rovesciati. Vado da 0, questa è C con T e questa è Cmax. Se il volume è superiore a Cmax, questa parte è RH. Se il volume rimane inferiore a Cmax, io do una curva qui esattamente come avevo fatto prima, che mi serve a separare la quantità che rimane dentro il bacino o va in deflusso superficiale. È lo stesso concetto che vi avevo illustrato prima nel caso dell'Arno Model, qui è però accompagnato anche da un'interpretazione in termini di serbatoi all'interno del bacino. Poi qui in realtà in questa figura ci sono delle altre informazioni, cioè la precipitazione che va in deflusso superficiale RH poi va in quelli che sono concettualizzati come tre serbatoi successivi uguali fra di loro e poi naturalmente esce dal mio volume di controllo. Viceversa, questa parte di deflusso superficiale che viene generato separando la quantità che sta dentro al bacino da quella che viene fuori anche in condizioni di non riempimento complessivo degli elementi, viene separata a sua volta, una parte va di nuovo in deflusso superficiale secondo un coefficiente alfa e una parte 1 meno alfa va in un deflusso sotterraneo che però va esso stesso a costituire una parte del deflusso che qui è chiamato sotterraneo. Tutto quanto contribuisce alla... tutto quanto il sistema contribuisce a formare lo stream flow, cioè la portata che noi vediamo nei canali. Però secondo percorso, abbiamo tre percorsi diversi, quindi abbiamo un percorso in cui l'acqua cade e ruscella direttamente e poi passa dagli altri stati all'interno dei bacini che qui vengono rappresentati come dei serbatoi, poi saranno dei serbatoi che sono chiamati lineari, e poi va a produrre lo stream flow. Una parte che invece viene immagazzinata, che è questa parte con la pettinatura più larga, una parte che essa stessa ritorna in circolo velocemente e viene suddivisa in due parti, una che ritorna nel percorso veloce e un'altra che va in un percorso più lento, che è il deflusso sotterraneo. Questo per illustrarvi attraverso questo sistema un po' come funzioneranno poi i modelli che vedrete in futuro. Qui evidentemente tutto è concettualizzato. Il messaggio principale è la parte fisica dei problemi che noi abbiamo affrontato qui forse non c'è più, però
poi farò una mimesis, una in qualche modo imitano quello che fanno i sistemi in davvero. In realtà costruire il comportamento del sistema con dei serbatoi si può far avvicinare a passi successivi ad una descrizione dei processi anche, ma questo ovviamente è un altro argomento successivo e passa attraverso quella che si chiama teoria dei travel times, che magari vedrete appunto in seguito. Ok, volendo rappresentare questo modello in un modo che forse vi ho già mostrato per ciascuno di, qui abbiamo, ho usato questo sistema, questo schema qua, questo schema, ogni tipo di serbatoio viene rappresentato con una pallina. Quindi ogni serbatoio rappresenta un'equazione di conservazione della massa. E questa conservazione della massa in serbatoi separati è sempre verificata. I quadratini rappresentano invece i flussi. Quindi ho un primo serbatoio costruito da tanti serbatoi, in realtà nel modello di iMod, in cui gestisco questa variabile C, che è il contenuto di acqua all'interno del suolo, se volete. Quindi, che cosa va dentro in questo serbatoio? Va dentro la precipitazione, esce l'evaporazione, escono due flussi, uno in un percorso veloce ed uno in un percorso lento. Evidentemente questi due flussi che vanno dal percorso veloce al percorso lento sono calcolati attraverso un modo strano, in particolare quella curva di separazione che fa sì che il modello da questa parte sia non lineare, cioè se c'è tanta acqua qua non è che viene distribuita linearmente tra i due serbatoi, ma c'è una legge non lineare. In uno veloce fa flusso, entra un flusso 1 che alimenta evidentemente il serbatoio complessivo che noi abbiamo visto essere in realtà tre serbatoi, nel quale può essere del deflusso superficiale. Poi c'è un flusso U2 che va nel serbatoio lento, che poi mi dà un'altra parte di deflusso che è lento. Quindi la mia onda di piena che si viene a generare fuori è pensata qui come la sovrapposizione di due contributi, uno veloce ed uno lento. Quello lento avviene nel sottosuolo ed è quindi rappresenta la concettualizzazione di tutti i flussi sotterranei e anche nella parte vadosa, e l'altro rappresenta la concettualizzazione dei flussi veloci. Scritto così vi rende chiaro anche che questo sistema sarà un sistema di tre equazioni differenziali ordinarie, ciascuno per questi ambiti spaziali concentrati, che sono questi serbatoi lenti e veloci, in cui un bacino viene semplificato. La curva F di C che vedete prima è rappresentata qua per diversi valori di B, quindi vedete come ci si muove. L'interpretazione, se volete, è esattamente la stessa che avevo dato prima con il modello Arno, cioè la condizione iniziale qui è che abbiamo riempito i serbatoi CT con valore arbitrario 2, qui sulle unità di misura lasciamolo perdere, entra una precipitazione di due unità, la parte che va la parte che è sotto la curva viene prodotta come flusso superficiale, la parte che è sopra le curve viene prodotta come rimane nel serbatoio sotto. È esattamente lo stesso concetto. E via via poi ci si sposta
all'interno di questa distribuzione, pensando di riempire e svuotare questi serbatoi di cui si pensa sia concettualmente costituito il vaccino. L'area sotto la curva dell'integrale della curva di distribuzione F con C che ho visto prima, che osservate è la stessa che compare anche nel modello Arno, e quell'integrale lì può essere calcolato esattamente e così via, quindi il modello si può iterare. Questo è uno schema di come funziona il modello IMOD, cioè io ho una condizione iniziale C star di contenuto, questa la rinnovo al tempo T più delta T, calcolo il deflusso superficiale, poi ricalcolo quello che rimane dentro. Tutto è regolato da questa funzione di distribuzione all'interno del bacino. Non ho la pretesa che comprendiate tutta questa cosa qua, però volevo mostrarvi poi come i concetti vengono mescolati insieme. Quando voi andrete a ristudiare con maggiore metodo, diciamo, nei prossimi corsi questo tipo di modelli, poi riguardatevi queste slide, allora vi sembrerà così. Si può introdurre anche ET, l'evapotraspirazione, qui in questo modello. Come si può introdurre? Siccome qui c'è una parte esplicita che calcola il volume nel suolo, che qui è chiamata S, e che è funzione di questa variabile C, a questa S noi possiamo sottrarre un'evaporazione che abbiamo calcolato per esempio con Priestley Taylor o con Pemba Motif, e quindi adattiamo sempre nello stesso istante di tempo il contenuto di acqua nel suolo sottraendo l'evaporazione. L'evaporazione in realtà può essere fatta una funzione del contenuto d'acqua del suolo stesso. Per esempio, avevamo visto noi che nelle lezioni più legate alla fisica la volta scorsa, che una delle limitazioni dell'evaporazione è proprio il contenuto di acqua, ed c'era una legge lineare che mi diceva che l'evaporazione potenziale veniva diminuita linearmente dal contenuto d'acqua del suolo. Questa parte qui è ripresa pari pari, dicendo: se io ho questo serbatoio che può contenere un volume complessivo S max, e se ho invece dentro un volume ST minore di S max, ovviamente è tagliato, l'evaporazione è diminuita in maniera lineare con il contenuto medesimo di acqua del suolo. Alla fine posso collezionare tutti i coefficienti. Alcuni coefficienti che comparivano nella teoria iniziale qui, in particolare quel coefficiente alfa che separa il flusso U2, rimane un parametro cosiddetto di calibrazione, cioè il modello pensato così ha alcuni parametri liberi che poi vengono fatti variare e si ottengono quei parametri che danno la risposta idrologica, in particolare la portata, che di solito è l'unica cosa che riusciamo a misurare oltre alle precipitazioni, danno la portata in migliore accordo con quella misurata. Se proprio voleste vedere il sistema di equazioni differenziali sulle quali non mi soffermo, ma tanto per farvi capire che effettivamente il sistema, così come ve l'ho rappresentato, e per capire il quale dovete in realtà anche andare a leggere gli articoli originali, si riduce a un sistema, come vi avevo anticipato, un sistema di tre equazioni differenziali ordinarie.
Quali sono le variabili qua? S1, S2, S3 ed SQ, che è la somma dei tre, sono i contenuti di acqua nel sottosuolo, però all'interno di ciascuno di questi serbatoi, qui ho distinto il mio sistema. Q1, Q2, Q3 sono le portate che escono da questi serbatoi. E qui sono date delle leggi che connettono la portata che esce dal serbatoio con il contenuto di acqua dentro il serbatoio medesimo. Una struttura di questo tipo si chiama struttura di serbatoio lineare, perché si assume che la portata sia proporzionale direttamente al volume contenuto all'interno del serbatoio. Il sistema subsuperficiale è simile, il sistema delle acque sotterranee è simile. Qui dico, so che per voi, cioè questa è una salita ripida in cui vi assicuro che i concetti sono relativamente semplici, però nello stesso tempo ve li sto buttando troppo velocemente, quindi questo lo so, ma volevo farvi una proiezione in avanti di quello che può essere poi un'ulteriore evoluzione di alcuni temi di questo corso qua. Le equazioni dei serbatoi poi si possono esprimere in questa forma qua, e quindi tutto si può calcolare. Questo che vedete rappresentare è nella sostanza un modello idrologico completo in cui io tengo in conto di evaporazione, di contenuto dell'acqua del suolo. Mi sono però distaccato completamente, questo è uno dei messaggi che vi volevo invece comunicare, mi sono distaccato completamente dalla descrizione fisica del problema, dove io per descrizione fisica intendo il legame con le equazioni costitutive, per esempio, dell'infiltrazione o del moto dell'acqua nella superficie, in cui, per esempio, muovo l'acqua risolvendo le equazioni di San Venanti. Però dopo andiamo a parare su queste cose qua. Dopo mi fermo.